Benvenuti a questo primo incontro sulle query Sparkle in Wikidata, saranno query di base e poi il 17 ci sarà il prossimo incontro con quelle avanzate. Prego, Camillo. Bene, grazie. Allora, lo schermo, ok. Ops, un clic di troppo. Ok, dunque, allora, buonasera, come vedete siamo su Wikidata. Stasera vi parlerò delle query Sparkle. Per parlare di query Sparkle, vedete, da qualunque pagina di Wikidata si può raggiungere il Query Service. Vedete questo link nella colonna di sinistra, Query Service, che porta a query.wikidata.org, dove appunto si fanno le query Sparkle. Aggiungiamo che le query di cui parlerò, diciamo, c'è qualcosa di simile in questa mia pagina qua, user://queries/exp. E qui c'è questo cassetto punti da trattare, ecco, più o meno i punti che tratterò saranno questi, più o meno, che infatti mi sono anche scritto a mano sul foglio che adesso mi prendo. E ecco, qui vedete anche in questa medesima pagina una serie di link di riferimento potenzialmente utili, che potete consultare, sono tutti in inglese. L'ultimo dei quali è Wikidata Request e Query, quando appunto se non riuscite a fare una query in nessun modo perché è troppo complessa, è capitato anche a me di andare a chiedere in Wikidata Request e Query, poi mi sono segnato la risposta, è stato utile. Quindi appunto Wikidata Request e Query inizia una nuova discussione, oggetto la query che voglio fare, qua ci metto la query cioè descrivo per esteso quello che voglio, tasto firma, il terzo da sinistra. Poi pubblico le modifiche, tasto blu, e qualcuno mi risponderà e mi darà la query che voglio, a meno che non sia proprio impossibile, nel qual caso mi diranno che è impossibile. Tutti gli altri link che ho messo, cioè questi qui, sono link in qualche modo appunto che parlano delle query a partire da livelli vari, insomma, sono link utili per vedere una serie di query fatte. Qui sotto ce ne sono alcune. Qua ce ne sono alcune che saranno abbastanza simili a quelle che mostrerò oggi, altre le trovate nella pagina utente di Carlo, in questa sezione Basic Queries, Sparkle Queries for Beginners, quindi potete fare riferimento anche a questa, e poi insomma il video di ciò che farò oggi sarà messo online, e poi anche su YouTube si trovano moltissime cose, di solito in inglese, riguardo alle query. Quindi siamo su Wikidata, sul Wikidata Query Service, che è appunto query.wikidata.org. Cosa troviamo in questa pagina? Beh, qui in alto a destra c'è la lingua dell'interfaccia, che io ho sull'italiano, ma può essere messa in qualunque altra lingua, quindi questa è la lingua dell'interfaccia. Qui in basso a destra abbiamo il momento in cui i dati sono stati aggiornati, quindi appunto qui vediamo quando sono stati aggiornati i dati. Di solito l'aggiornamento piuttosto recente, cioè un minuto o pochi minuti. Talvolta il lag può essere maggiore. Se il lag è maggiore, di solito il colore, ecco qua adesso mi dà l'esempio 2 minuti, e già lui lo considera un lag più ampio, e quindi passa sul giallino, mentre se fosse ancora più lungo il lag sarebbe in rosso, ma diciamo appunto di solito il lag è piuttosto ridotto. Chiaro è che se uno vuol vedere come si aggiorna una query dopo che ha fatto una modifica a determinate pagine, più è lungo il lag, più ci mette a vedere appunto queste modifiche che ha fatto. Poi, quindi appunto, in alto a destra c'è la lingua dell'interfaccia, qui c'è il momento in cui i dati sono stati aggiornati. Da questo link ricarica la pagina, banalmente, appunto, sì, questo link qui. Poi, esempi, è un link utile perché appunto vi dà la possibilità di cercare tra 354 esempi di query già pronte, potete provare ad usarli e a riadattarli, e quindi è carino. Query Builder, è questo sistema che cerca di farvi costruire una query in modo visuale, per carità, una cosa lodevole, ma oggi non ci interessa, però insomma ci hanno lavorato abbastanza recentemente, quindi può essere utile. Poi, aiuto. Vi rimando ad una serie di link, vedete cliccando qui,
C'è un portale d'aiuto che è la cosa più generale, manuale utente, query di esempio, tutti questi link ci sono anche nella mia pagina. Poi c'è il punto di riferimento internazionale su Sparkle, quello del V3C, che vi dà il punto di riferimento generale su Sparkle. Poi cosa c'è? Modello dei dati, di Wikidata, interessante, elenco dei prefissi, richiede una query, che appunto è la pagina che abbiamo usato prima, richieste query, la rimostriamo, eccola qui. Poi c'è anche un lascia feedback che non ho mai provato, ok, e informazioni sulla licenza, ok. Altri strumenti, mi sa che questi al momento non ci interessano, però ci sono insomma altri strumenti. Sulla colonna di sinistra cosa troviamo? Questo coso qui, il primo, la ID info, è un altro, è l'assistente query, che anche questo cerca di farvi costruire la query in modo visuale, quindi lo ignoreremo. Questo qui lo mette a schermo intero, ok. Questo vi dà, vi ricorda i prefissi, al momento non ci serve. Questo tasto qui non ci serve. Questo qui sono gli esempi, questo qua sono sempre gli esempi, ok. Questo qua requisiti, ok, e gli ultimi, questi qua non ci servono, l'ultimo ci serve perché è quello per fare l'URL breve, adesso lo vedremo. Ok, quindi una volta dato un'occhiata a come appare l'interfaccia di query.wikidata.org, proviamo a scrivere una query. Allora, quindi una query si compone di le query che si fanno qui sul query server sono, a quanto mi risulta, sempre del tipo select, di cui parlava Carlo. Quindi io pongo un select, seleziono determinate variabili che mi interesseranno, al momento ci mettiamo select variabile, poi insomma ci pensiamo, e questa variabile la seleziono in un insieme di elementi che hanno determinate caratteristiche. Quindi appunto all'interno del metto un where che introduce le caratteristiche degli elementi da cui seleziono questa variabile, e in questo where ci metterò una serie di condizioni. Queste condizioni in generale appunto le poniamo secondo quello schema della tripla modello di cui parlava Carlo. Quindi lo schema è sempre che un elemento ha una proprietà e questa proprietà ha un valore. Questo diciamo a livello generale. Ora al momento appunto non stiamo chiedendo niente, però questo, vedete che i colori danno una mano, i colori vi dicono, ad esempio vi danno le variabili in verde e queste parole chiave qui in rosso. Quindi appunto a noi interesserà selezionare una variabile a partire dagli elementi che sono selezionati sulla base di determinate triple. Cosa c'è in chat? Buonasera, perfetto, ok. A questo punto proviamo a scrivere una tripla effettiva. Volevo dare giusto alcuni ragguagli sul fatto che, ad esempio, select, se preferite, si può scrivere anche in minuscolo o anche where, maiuscola o minuscola per queste cose è indifferente, anche qui se anche scrivo variabile in maiuscolo non è un problema, così insomma questo maiuscolo minuscolo è abbastanza indifferente. E adesso ok, proviamo a scrivere una query. Quindi cosa possiamo prendere? Io pensavo di prendere una variabile, i nomi delle variabili appunto sono di comodo, cioè quello che vi torna meglio, in questo caso io ci metterò persona, quindi select persona, seleziono una persona dove persona ha la proprietà VDT P106, cioè ha la proprietà occupazione, e il valore di occupazione è filologo classico. Ora, che cosa ho fatto? Ho posto appunto un predicato e ho posto un oggetto, quindi ciò che io cerco è il soggetto. Cerco tutti i soggetti che hanno questa coppia di predicato e oggetto, cioè tutte le persone che come lavoro fanno il filologo classico. Spieghiamo cosa vogliono dire i prefissi. VDT, che vedete qui, VDT due punti, qui segue la proprietà, è il prefisso che appunto noi usiamo
per indicare che una certa proprietà è usata come predicato. Il prefisso VDT, adesso qui potrei aprire un elemento per spiegare meglio cosa intendo. Allora, prendiamo un elemento come di solito prendevo appunto Ezechiele di Gerusalemme. Allora, vedete che in Ezechiele di Gerusalemme ci sono, ad esempio ci sono tante date di nascita, vedete che ci sono tre date di nascita. Il VDT non le prende tutte e tre, attenzione, prende soltanto quelle che hanno il cosiddetto rank migliore. Noi abbiamo parlato, quando abbiamo introdotto Wikidata, del concetto di rank, che adesso rivediamo. Il concetto di rank è il concetto per cui, vedete questi tre pallini, o meglio, un pallino e due freccettine che ci sono a fianco di ogni valore. I valori possono avere tre rank, che sono, lo mostriamo anche così, li vedete, classificato preferito, classificato normale, classificato sconsigliato. Nella stragrande maggioranza dei casi c'è classificato normale. Tuttavia, può accadere che, ad esempio, per una proprietà che deve avere un solo valore, cioè una persona non può nascere più volte, nasce una sola volta, tuttavia, se più fonti danno diverse date di nascita, io le devo riportare tutte scegliendone una migliore. Questa qui, appunto, ha il rank preferito e in presenza di rank preferito il VDT prenderebbe solo questo valore, ok? Se invece tutti i valori hanno rank normale, per dire, nel caso di Ezechiele di Gerusalemme ci sono tre occupazioni, tutte e tre con rank normale, il VDT prenderà tutte e tre. Quindi ecco, era giusto per specificare che col VDT, se vi manca qualche valore, non è un errore di Wikidata, ma è semplicemente che il VDT è programmato per prendere soltanto le cose con rank migliore. Quindi se c'è un valore che ha rank preferito, per quella medesima proprietà, gli altri valori verranno ignorati. Questo spero sia chiaro. Poi appunto, siccome quasi tutto in Wikidata ha rank normale, di fatto prendete sostanzialmente tutti i valori in questo modo. Il VD invece è il prefisso che introduce sempre gli elementi, quindi VD è il prefisso che introduce in questo caso l'elemento che è filologo classico. Se io ci passo sopra, vedete che lui mi dice che questo è filologo classico e che questo è occupazione, e mi mostra appunto l'etichetta e la descrizione in italiano. Fondamentale sempre il punto a fine frase, vedete che qui c'è il punto alla fine della tripla. Per quanto riguarda gli accapo, sono di comodo, cioè gli accapo li potete mettere come volete. Di solito l'esempio si fa così, si mette un where, si apre la graffa, poi si mette qui la prima tripla e poi si chiude la graffa. Ma se preferisco potrei anche scrivere tutto su una sola riga, cioè gli accapo sono anche questi di comodo a seconda di come preferite. Per cui appunto, se io gli dico di formattare la query, lui me la mette con tutto in maiuscolo, me la mette ad esempio su una sola riga e mi toglie questo spazio. Ah, ecco, anche il punto può essere spaziato o non spaziato, a seconda di come preferite. Forse c'è un microfono aperto? No. L'ho chiuso. Ok, perfetto. E quindi appunto adesso mettiamo l'accapo come preferiamo, quindi adesso lo metterò così, e quando insomma la query è pronta la si fa partire con questo tasto di esegui. Vedete questo tasto blu molto evidente, si può cliccarci sopra, l'alternativa è usare control più invio. Ve lo dice anche lui, se ci passate sopra vi dice esegui query, tra parentesi control più enter, quindi se fate control più invio è equivalente a cliccare il tasto di esegui. A questo punto la query parte e mi dà, vedete, una serie di risultati che sono una serie di elementi, sono 5272 elementi. Vedete che c'è in questo risultato c'è una sola colonna, persona, e in questa colonna ci sono una serie di elementi ordinati per numero crescente, quindi questo è l'elemento più antico
e poi ecco mi pagina fino a 1000, poi mi dice di andare a una pagina successiva, ecco adesso una pagina 6, ecco questo è l'ultimo, anzi in realtà l'ordine non è propriamente di età, però vabbè, diciamo è un ordine più o meno di età degli elementi all'incirca. Una volta che io ho eseguito la query, ci sono qualche altro link interessante che si può mostrare. Allora, questo link qui, questa catena qua che sta sopra il tasto di invio, mi permette di fare un link alla query. Cioè, se io mi copio questo e lo metto in barra degli indirizzi, arrivo alla query e quindi poi la devo eseguire. Vedete? E io la eseguo e mi dà ancora 5.272 risultati in 34 millisecondi, li vedete qua. Invece qui vedete collegamento, vedete che c'è scritto URL breve risultato, quindi se io prendo URL breve risultato e mi copio questo e lo metto in barra degli indirizzi, arriverò direttamente sui risultati, vedete che mi dà direttamente i risultati, e poi andando qui dove c'è modifica Sparkle sulla destra, arriverò alla query e potrò poi riavviare la query ed ecco di nuovo che siamo ai risultati. Quindi appunto c'è una minima differenza tra un link che arriva alla query e un link che arriva ai risultati della query, a seconda di come preferite si può fare. Vedete che la query ha anche la possibilità di scaricare i risultati in JSON, TSV, CSV, tabella HTML, immagine SVG, questa cosa qui non ci interessa. Qui ci sono le visualizzazioni che vedremo dopo perché al momento non ci interessano. Quindi, cosa c'è in chat? Se era il mio... Ok, va bene. Allora, a questo punto vedete che al momento i risultati che abbiamo sono 5.162 su una sola colonna, ma di queste persone sappiamo soltanto che sono filologi classici e non sappiamo nient'altro. Quindi, a questo punto, possiamo introdurre il fatto di tirar fuori anche le loro etichette per sapere almeno, per avere una seconda colonna in cui mostriamo anche il loro nome. Come si tirano fuori le etichette? Qui giova usare l'autocompletamento delle query. Le query, come vedete anche prima, hanno un autocompletamento. Ad esempio, se io adesso tolgo filologo classico e lo reinserisco, l'autocompletamento si attiva con CTRL più spazio. Io lo attivo, vedete che mi dice type to search for an entity, io comincio a scrivere filologo classico, lui mi dà l'autocompletamento, io clicco e vedete che mi dà questo. Ora, se io qua metto l'autocompletamento e comincio a scrivere service e poi continuo, anzi, diciamo meglio, comincio a scrivere service, il terzo risultato, lo vedete, questo qua, service wikibase 2. Label, è quello che mi serve, lo seleziono e mi compare questa riga. Ora, questa riga non è necessariamente da comprendere, l'importante è comprendere che lui mi sta dicendo, qui in fondo, vedete, che lui andrà a prendere per gli elementi che gli ho chiesto, andrà a prendere autolanguage, vedete questo autolanguage? Autolanguage vuol dire la lingua in cui io sto visualizzando il query service. Questa lingua, lo vedete qui in alto, è l'italiano. Quindi lui mi va a cercare l'etichetta in italiano, potrei anche scrivere al suo posto it. Nei casi in cui l'etichetta in italiano non esista, mi mostrerà l'etichetta in inglese. Mettiamoci francese al suo posto, tanto per. Mi mostrerà, se non esiste l'etichetta in italiano, mi mostrerà l'etichetta in francese. A questo punto, questa riga fa sì che lui, che il query service, sappia di dover andare ad indagare anche le etichette di questi elementi. Tuttavia, io al momento gli sto ancora chiedendo una sola variabile. Se io riavvio la query, lui mi dà sempre 5.272 risultati, quindi al momento, se io scendo sotto, vedete che non è cambiato niente, perché io devo anche aggiungere, ovviamente, nel select, devo aggiungere la seconda variabile che mi interessa, e cioè persona label. Qui la maiuscola è importante, se non sbaglio, cioè io devo attaccare
al nome della variabile di cui voglio l'etichetta, devo attaccarci label maiuscolo. Quindi vedete, ho persona label, eccolo qua. Se io riavvio la query con questa variabile in più, la query ci metterà un po' più di tempo, perché l'analisi delle etichette è una cosa che richiede un pochino di tempo, infatti ci ha messo 5 secondi anziché meno di 1, però insomma ce l'ha fatta anche agevolmente. Adesso vedete, sono due colonne dove persona è il link all'elemento, persona label è l'etichetta. Come vedete, le colonne sono ordinabili. Se io clicco su persona label, me lo ordina o dalla cima o dal fondo. Vedete, ad esempio, questo è l'ordinamento dalla cima, che parte da A.Thomas Cole e così via. E vedete qua che appunto ci sono le diverse etichette. Io posso scorrere, poi qua vedete mi pagina di mille e mille, e quindi io scorro. Ecco, qui vedete qualcosa di particolare. Vedete questi elementi? Dove mi mostra la lettera Q, vuol dire che lui ha cercato l'etichetta in italiano, non l'ha trovata, ha cercato anche l'etichetta in francese, non l'ha trovata, e a questo punto mi mostra la lettera Q, perché io non gli ho dato una terza opzione, e per cui mi va sulla lettera Q. Verifichiamo, io entro in un elemento a caso, Miroslav Kravar ha un'etichetta in inglese, vedete, e un'etichetta in tedesco, non ha né l'etichetta in italiano né l'etichetta in francese, quindi mi ha mostrato la lettera Q. Che cosa sappiamo di Miroslav Kravar? Beh, diciamo, se l'etichetta in inglese e quella in tedesco è questa, verosimilmente lo sarà anche quella in italiano. Io adesso posso aggiungerla, già che ci sono, e al prossimo colpo mi mostrerà questa etichetta qui. Però appunto la completezza dei dati di Wikidata è sempre un aspetto fondamentale, cioè quando noi interroghiamo il query service stiamo interrogando ciò che c'è su Wikidata. Se su Wikidata i dati hanno una qualche carenza, inevitabilmente tale carenza si rifletterà su ciò che viene mostrato dalle query. Tant'è che, diciamo, le query si possono usare non solo per, diciamo, vedere ciò che c'è in Wikidata, in senso quanto è bello vedere quello che c'è in Wikidata, ma si possono usare le query anche per scoprire determinate carenze, determinate falle, buchi, incongruenze nei dati di Wikidata, per poi andarle a sistemare. Cioè la query può anche essere uno strumento per appunto trovare elementi su cui è necessario lavorare. Bene, quindi attualmente noi adesso abbiamo chiesto di mostrare tutte le persone la cui occupazione è filologo classico, e ne abbiamo chiesto anche l'etichetta in italiano, o se non c'è in italiano in francese, se non c'è in francese pace, mettiamoci l'inglese che è meglio perché c'è più spesso. A questo punto cosa possiamo fare? Ad esempio, una cosa che si può fare è introdurre, una cosa facile, si può introdurre un ordinamento. Lo mostriamo. Order by, e poi ci metto una variabile, in questo caso ci mettiamo persona label, vuol dire che gli sto chiedendo di ordinare i risultati sulla base dell'etichetta. Non è utilissimo, nel senso che basterebbe che io cliccassi sulla colonna e tale ordinamento lo otterrei, però diciamo questo mi risparmia un click, cioè già lui me li ordina sulla base della colonna persona label. Vedete, ovviamente metto in cima quelli che non hanno l'etichetta, eccoli qua. Questo mi fa venire subito a galla quelli che non hanno l'etichetta, la vedete, sono pochi, perché io adesso gli ho chiesto in italiano o se no in inglese. E vedete, quelli che non hanno l'etichetta né in italiano né in inglese sono 10 o 20, non sono tanti, su 5272. Facciamo una prova, vediamone uno. Questo qui che etichetta ha? Ha un'etichetta in tutte le lingue inserite, ha un'etichetta in olandese, in polacco e in russo. Si chiama Adolf Mukowski, ok. È presente nel VIAF come... allora, potremmo aggiungere quella in tedesco intanto. Adolf, in tedesco lo scrivono col PH, quindi dice Adolf Mulkowski.
mentre direi che in inglese e in italiano si può usare l'etichetta polacca, quindi prendiamo l'etichetta polacca e ce la mettiamo in inglese e in italiano. Vabbè, direi anche come alias in tedesco comunque. Ecco, e questo era. E quindi appunto, in questo modo, vedete, abbiamo ordinato i risultati in ordine alfabetico a partire dalla A fino alla Z. Prima della A mi mostra i casi in cui l'etichetta manca proprio. Potrei anche fare l'ordine discendente. Potrei fare un ordine discendente, allora io metto order by desk e metto la variabile tra parentesi. Con order by desk e variabile tra parentesi ottengo l'ordine che invece scende dalla Z. Adesso lo vedremo, giusto per curiosità. Questo è l'ordine discendente che sta nascendo. Ci mette leggermente di più anche a fare questa operazione, ma neanche tanto. 16 secondi, ecco, anzi, neanche dalla Z, parte dai caratteri con diacritico. Vedete, parte da Öivind, poi ci sono una serie di E accentate, A accentate, e poi ecco qua c'è la Z. Quindi parte dalla Z e arriva fino a quelli che non hanno l'etichetta. Li vedete, se ne sono sempre qui in fondo, in questo caso sono andati in fondo. Vedete che appare ancora quello che ho appena messo, Adolf Mukowski? Vedete che adesso l'etichetta c'è. Perché appare ancora nella query? Perché i dati non sono aggiornati. Cioè, tra qualche minuto inevitabilmente scomparirà, ma al momento i dati non sono ancora aggiornati, quindi lui sta ancora qui. Ok. Un'altra cosa che si può fare è molto semplice. Se io voglio avere soltanto un campione di risultati e non mi interessa una particolare completezza, e porre un limite a un tot di risultati. Ad esempio, gli posso mettere un limite a 1, posso mettere un limite a 1 e mi dà un filologo classico, eccolo qua, qua me ne dà 1, posso mettere un limite a 10, posso mettere un limite a 100, a 1000, quindi ecco, vedete, questi sono 10 filologi classici, presi a caso, anche se sono tendenzialmente gli elementi più antichi, però appunto sono 10 comunque presi in modo relativamente casuale, e così via. Quindi anche il limite può essere un'opzione interessante per appunto alleggerire la query, ovviamente perdendo in completezza, però andava segnalato. A questo punto ci stiamo chiedendo come aggiungere più condizioni, no? Al momento io sto cercando elementi che rispettano una sola condizione, che è questa. Passiamo adesso agli elementi che rispettano più di una condizione, quindi io vado a capo, ma potrei anche non andare a capo, potrei anche procedere in linea. L'importante è la presenza del punto. Come dicevo, gli a capo sono sostanzialmente estetici, ma vabbè, andiamo a capo. Mettiamo sempre che il medesimo elemento, vedete, il medesimo elemento a cui io ho assegnato la variabile persona, deve avere un paese di cittadinanza, che quindi è, vi lo mostro completamente automatico, paese di cittadinanza P27, e questo paese di cittadinanza deve essere Italia. Vedete? Punto in fondo, importante. Quindi io ho aggiunto una seconda condizione. Ora, la query considererà gli elementi che rispettano entrambe queste condizioni, quindi che sono sia filologi classici sia cittadini dell'Italia in quanto Repubblica Italiana. Facciamo ripartire la query. La query riparte e mi dà 236 risultati, che come vedete non sono ordinati per qualcosa di preciso, perché io ho tolto l'order by, quindi non sono ordinati in modo preciso, ma posso ordinarli cliccando sulla colonna, vedete, da Achille Vogliano fino a Wolfgang Kofler. Hanno tutti l'etichetta in italiano, per fortuna, essendo filologi italiani, hanno tutti l'etichetta in italiano. E quindi appunto, vedete che adesso io ho gli elementi che rispettano al tempo stesso due condizioni, il fatto di essere italiani e italiani della Repubblica Italiana e il fatto di essere filologi classici. Posso aggiungere, volendo, una terza condizione. Aggiungiamo una terza condizione.
Questa persona deve essere anche nata, luogo di nascita, Pisa, città. Anche qui vedete che metto il punto. Mi pare che sia tutto comprensibile. Vediamo se ci sono filologi classici nati a Pisa. La query riparte e mi dà zero risultati, non ne abbiamo, peccato. Il che non vuol dire che non esistano filologi classici nati a Pisa in senso assoluto. Vuol dire che su Wikidata al momento non esiste nessun elemento che rispetta tutte e tre queste condizioni. Quindi ritentiamoci, mettiamo Firenze, vediamo cosa succede. Firenze ce ne sono sei. E qua abbiamo sei filologi classici nati nel comune di Firenze. Posso ordinarli, vedete, li ordino. E questo penso che sia chiaro. Potrei anche fare una cosa diversa. Ad esempio, io potrei aggiungere adesso un'altra condizione, cioè questa persona deve avere, ad esempio, deve avere, cosa potrebbe avere? Potrebbe avere un identificativo di SBN, che vedete è la P396, e questo identificativo di SBN io lo pongo come variabile. Questa query, vedete, cioè questa tripla vedete che ha due variabili, quindi io gli sto dicendo che non mi interessa che abbia uno specifico identificativo di SBN, anche perché se io gli dessi qui uno specifico identificativo di SBN mi darebbe un abbinamento al massimo con una sola persona, quindi gli dico semplicemente che mi interessa che questa persona, che è un filologo classico, cittadino della Repubblica Italiana, nato a Firenze, gli dico semplicemente che mi interessa che abbia un SBN. Vediamo se c'è uno di questi sei che ha un SBN. Cinque ce l'hanno. Ne abbiamo perso uno per strada, vabbè. Però cinque ce l'hanno, vedete? Eccone qua. Se io voglio anche dirgli, dimostrarmi questo SBN che hanno, lo aggiungo qui come variabile. Lo aggiungo qui come variabile, faccio ripartire la query, e vedete che ho una terza colonna con l'identificativo SBN del filologo classico italiano nato a Firenze. Adesso farei una brevissima pausa di riflessione se avete domande. Che potete manifestare forse nel modo più semplice parlando. Pare che non ci siano domande, quindi Camillo, c'è una domanda. Sì. Sì, io volevo chiederti una cosa, non so se magari sia una domanda un po' stupida. Sì? Se io di questi cinque risultati che ho ottenuto, sì? Volessi vedere la data di nascita, devo per forza mettergli una variabile, cioè non gli posso dire di farmela vedere, basta. No, bisogna per forza mettere una variabile, quindi io ci metto persona, VDT P569 che è la data di nascita, la denomino come variabile, ci mettiamo DS, poi mettiamo DS qui in cima, la facciamo ripartire e mi dà la loro data di nascita, eccola qui. Ok. Grazie. Peraltro questo primo gennaio, ecco, le date di nascita che vi visualizza, c'è un problema nella visualizzazione delle date che hanno una precisione inferiore al giorno. Questi qua sono giorni, quindi questi qua non danno problemi. Questa qui in fondo, secondo me, è un secolo. Adesso questa qua la mostriamo, giusto per... Poi anche qua si... Ah no, invece è proprio nato... No, no, aspetta. È nato, ecco, no, è un anno. È un anno, lui vi mostra primo gennaio, perché, ecco, c'è un problema, come dicevo, delle cose che hanno una precisione inferiore al giorno, cioè qualunque precisione che non sia giorno. Quindi di fronte a una cosa del genere, sì, ci sono dei modi per sistemare anche questo, però sono più complessi, quindi oggi non ne parliamo. Ma ecco, nel caso in cui vediate primo gennaio di un anno, è meglio scavare più a fondo, ecco, è meglio scavare più a fondo perché potrebbe essere un problema. Adesso volevo vedere se trovavo una fonte che mi dia il giorno di quest'uomo, ma non è detto che io la trovi, primo gennaio. Vediamo un po', 1901, Firenze, Ivi, però mi sa che
data precisa non la troviamo in modo facile, quindi al momento resta così. Questo è anche uno dei motivi, diciamo, evitarci questi primo gennaio falsi è anche uno dei motivi per cui è meglio mettere il giorno se lo si trova, cioè anzi, mettete il giorno di nascita e il giorno di morte se li trovate. Avevo visto che in chat si chiedeva di ripetere il comando per l'autocompletamento, è CTRL più spazio, CTRL più spazio. Poi, cos'altro c'è in chat? Esatto. Quindi CTRL più spazio, l'ha già ripetuto Carlo, esattamente, dopo VD o VDT, perfetto, ottimo. Eh no, sì, il comando di autocompletamento è importante. Bene, quindi adesso cosa introduciamo? Noi possiamo introdurre, vabbè, togliamoci il fatto che siano nati a Firenze, scancelliamo un po' di roba, torniamo ai filologi classici italiani, che sono appunto 236. Eccoli qua. Cosa possiamo introdurre a questo punto? Possiamo ad esempio introdurre una unione. Cosa si intende? Appunto, noi abbiamo detto che in questo momento stiamo cercando tutti i filologi classi, tutte le persone meglio, che rispettano entrambe queste condizioni. Cioè essere filologo classico ed essere italiane della Repubblica Italiana. Io potrei essere interessato non soltanto ai filologi classici della Repubblica Italiana, ma anche del Regno d'Italia, perché su Wikidata ovviamente sono due nazionalità distinte, cioè ci sono persone che sono cittadine dell'Italia e del Regno d'Italia, entrambi, oppure solo dell'uno o solo dell'altro, a seconda del momento in cui sono vissute. Quindi, per dire persone, che la persona è cittadina del Regno d'Italia, aggiungo quest'altra condizione, questa qui, solo che se io faccio così, se io avvio questa query, mi darà soltanto le persone che sono sia cittadine della Repubblica Italiana, sia cittadine del Regno d'Italia, infatti scenderà di molto. Vedete, diventano 87, mi dà solo 87 perché sono le persone vissute a cavallo del 46. In realtà quello che io volevo era avere le persone che sono cittadine o dell'uno o dell'altro o di entrambi, quindi non tanto l'intersezione dei due insiemi quanto la loro unione. Per fare l'unione dei due insiemi devo racchiudere queste due variabili, queste due triple meglio, tra parentesi graffe e connetterle con un union. Vedete? Questo union farà sì che Wikidata mi faccia l'unione di questi due insiemi e non la loro intersezione. Come dicevo, gli a capo sono di bellezza, quindi potrei anche scrivere così mettendoli su una sola riga, se preferisco. Mettiamoli su una sola riga. Vedete? Se adesso riavvio questa, arriviamo a 352 persone, che quindi sono più delle 236 di prima, perché appunto stiamo includendo anche le persone che sono morte prima del 46, che quindi sono state solo cittadine del Regno d'Italia e non dell'Italia. Se io le ordino, vedete un caso interessante, vedete che ci sono varie persone che compaiono due volte. Questo è un aspetto interessante. Perché compaiono due volte? Perché lui me le prende una volta in quanto cittadine della Repubblica e una volta in quanto cittadine del Regno. Vedete? Agostino Pertusi compare due volte, Achille Vogliano compare due volte, Alberto Grilli compare due volte e anche altri. Questo è un effetto collaterale dell'aver fatto lo union, cioè lo union fa sì che queste persone che rispettano entrambe le condizioni compaiano due volte. Per evitare questo fatto, che non è necessariamente un problema, può anche essere che a uno vada bene, ma se io voglio evitarlo, ci metto dopo select, attenzione, aggiungo distinct. Questo distinct fa sì che tutti i risultati vengano deduplicati. Se io faccio ripartire la query, i risultati scendono a 265, che è un calo netto, quindi voleva dire che c'erano un buon centinaio di persone che erano un po' meno, che erano duplicate. Quindi
con 265 sono sicuro che tutti questi compaiano una sola volta, vedete che adesso Pertusi compare una sola volta, Grilli compare una sola volta e così via, e quindi ho tutte le persone singole che sono state cittadine o dell'Italia o del Regno d'Italia o di entrambi nel corso del tempo e che sono studiosi di filologia classica. Ok. Se invece, e quindi appunto abbiamo visto al tempo stesso come si fa l'unione tra due condizioni, vedete questa è un'unione tra due condizioni, e abbiamo visto anche come si fa la deduplicazione dei risultati. Questa cosa si potrebbe fare anche in un modo diverso, che forse è leggermente più complesso, ma tanto lo mostro comunque. Lo mostriamo comunque. Se noi ritorniamo a questa situazione qui, cioè le persone che sono filologi classici, cittadine e cittadine della Repubblica, io potrei mettere qui una variabile, ci metto una variabile stato e poi gli dico values di stato, che possono essere, i values di stato possono essere Italia e possono essere Regno d'Italia, e a questo punto chiudo, la faccio ripartire, e anche questo è un modo alternativo per fare la stessa cosa della union, cioè io gli do, metto stato come variabile e gli dico i valori di stato possono essere questo o questo, possono essere questo o questo, però vedete che anche qui abbiamo sempre il problema dei 352, cioè anche qui vengono duplicati, e quindi anche in un caso del genere devo comunque giocarmi il distinct per deduplicare, vedete che col distinct tornano a 265. Il vantaggio di una scrittura come questa è che se io voglio fare un'unione ampia è più sintetica, cioè fin tanto che io ho solo due valori, le due modalità possono essere equivalenti, ma se io voglio fare un'unione di tanti valori, tipo che so, se qui voglio aggiungerci oltre a Italia e Regno d'Italia, ci aggiungiamo anche la Svizzera, e poi ci aggiungiamo anche, che so, la Slovenia, tanto per dire, e poi ci aggiungiamo anche la Croazia, e la faccio ripartire, in un caso del genere, scrivere questo così è meglio che scriverlo con lo union, perché con lo union verrebbe qualcosa del tipo persona VDT P27 VD Q38 union persona VDT P27 VD Regno d'Italia, che è questo, e poi avanti union eccetera eccetera. Quindi ecco, la cosa con values, se io voglio unire tanti valori diversi è comunque una scrittura più sintetica, e quindi tendenzialmente io la preferirei. Camillo, in chat chiedono se il distinct è quindi più conveniente in termini di tempo di esecuzione. Più conveniente rispetto a cosa? Perché appunto è un comparativo, quindi serve un secondo termine. Stavi confrontando il distinct con l'unione, volevo chiedere il tempo di esecuzione, qual è quello più rapido? Qual è quello più rapido? Allora, dunque, no, in realtà, nel senso, se io faccio, cioè il punto è, se io pongo sia con values sia con union, io ho il problema che determinati elementi possono comparire più volte tra i risultati perché rispettano più di una condizione, quindi avrò il problema che nei risultati ci sono cose che compaiono più volte. Aggiungere il distinct elimina questo problema di duplicazione. Tuttavia, il distinct rallenta un pochino, ma non molto, cioè il distinct rallenta poco. Diciamo che se a me non importa avere il problema dei duplicati nei risultati, il distinct posso anche non metterlo. Se invece avere i duplicati mi scoccia, ci metto il distinct e alla fine rallenta di molto poco, specie su numeri piccoli. Ovviamente più i numeri sono grandi, più il distinct rallenta. Supponi che io stia armeggiando con una query e poi che ha problemi, non è mai stato il distinct il problema
che ti ha permesso o meno di evitare che andassi in overtime? Questo sto chiedendo. No, in generale no, cioè il distinct rallenta ma di poco, cioè no, non sarà un distinct a mandare la query in timeout, no, direi di no. Ok. Sì, esatto, ecco, no, anche quello che diceva Stefano in chat, cioè esatto, values si può comparare con union, direi, più che con distinct, cioè appunto distinct è un aspetto diverso, sì. Ok, quindi abbiamo parlato anche del distinct, abbiamo parlato di union. L'altra cosa interessante che si può mostrare a questo punto è invece, quindi noi abbiamo parlato appunto values oppure union, adesso vabbè rimettiamo lo union tanto per, quindi adesso riscriviamo uno union, servono per far sì che la query vada a considerare risultati che rispettano o una condizione o un'altra, ma insomma che ne rispettano almeno una delle due. E infatti adesso riprendiamo la union e ce l'abbiamo qua con i suoi 352, la deduplichiamo, distinct, e sono 265. Ok. Invece può essere utile l'altra funzione importante, cioè il meno, il fatto di sottrarre gli elementi che hanno una certa caratteristica. Ad esempio, dai filologi che sono o italiani o italiani del Regno d'Italia, potrei sottrarre quelli nati appunto a Firenze. Quindi ci metto minus, poi ci mettiamo il fatto che siano nati a Firenze e ce la giochiamo e vedete che calano i sei famosi, infatti da 2,65 cala a 2,59. A questo punto, una domanda che potrebbe invece sorgere è come fare se io invece voglio vedere i filologi nati in Toscana, oppure magari non nati in Toscana, ma diciamo nati in Toscana. Allora togliamo il minus. Se io qua metto Toscana al posto di Firenze, se io qua metto Toscana, quindi persone, filologi nati in Toscana, e avvio la query, i risultati saranno, credo, 0. Infatti vedete che mi dà 0. Perché mi dà 0? Perché il punto è che lui sta cercando tutti gli elementi che hanno esattamente il luogo di nascita, e questo è l'elemento della Toscana. Ora, in generale, quando noi poniamo il luogo di nascita, è raro che ci capiti di trovare una fonte che dice nato in Toscana, cioè magari ogni tanto ci capita. Però in generale, se troviamo un luogo di nascita, lo troviamo preciso al comune o addirittura alla frazione, diciamo, ma di solito lo troviamo preciso al comune. E quindi, diciamo, su Wikidata nessun elemento è filologo classico italiano nato in Toscana in quanto regione, però siamo sicuri, perché l'abbiamo visto prima, che ad esempio ci sono sei filologi classici che sono nati a Firenze. Come facciamo a farli venire fuori? Il punto qui è interrogare Wikidata dicendole di cercare quei luoghi di nascita che sono in Toscana. Quindi qui dobbiamo fare una cosa diversa. Io dico, la persona deve essere nata in un certo luogo di nascita che io denomino luogo nascita. Ok, vado a capo. Questo luogo nascita deve trovarsi in Toscana, quindi ci metto VDT P131, che vuol dire unità amministrativa in cui è situato, Toscana. Vedete? Questa cosa risolverà? Stiamo a vedere. Questa cosa risolve? Non risolve niente. Perché non risolve niente? Siamo ancora a zero risultati. Questo perché? Perché quando io vado ad esempio sull'elemento di Firenze, facciamo l'esperimento, Firenze, io gli sto chiedendo di guardare la P131, cioè l'unità amministrativa in cui è situato, no?
Se io guardo la P131 di Firenze, Firenze è situata, unità, eccola qua. Firenze è situata in città metropolitana di Firenze. E a sua volta la città metropolitana di Firenze sarà situata in Toscana. Verifichiamo. Vedete, città metropolitana di Firenze è situata in Toscana. Quindi, il punto è che se lui guarda l'elemento di Firenze, non trova che la Toscana è l'unità amministrativa in cui è situata, perché Firenze è situata in questa unità amministrativa, la città metropolitana di Firenze, che a sua volta si trova in Toscana. Come introduciamo questo elemento di ricorsività? Cioè lui dovrebbe andare a vedere che la città metropolitana di Firenze sta a sua volta in Toscana. Quindi ci serve una ricorsività. La ricorsività si introduce banalmente con un asterisco. Quindi io metto VDT P131 asterisco che mi dà la ricorsività Toscana. Quindi lui cosa fa? Cerca tutti i filologi classici che sono italiani, che abbiano un luogo di nascita, e quel luogo di nascita guarda se si trova in, diciamo, una provincia e se quella provincia a sua volta sta in Toscana. Questa volta la query funziona. Vedete che funziona, da 25 risultati. Da 25 risultati io potrei anche chiedermi: ma dove sono nate queste persone? Allora gli dico: mostrami il luogo di nascita, luogo nascita, magari mi mostri anche l'etichetta del luogo nascita, così capisco che cos'è, se no non capisco niente. E allora metto due colonne in più, vedete, la faccio ripartire e vedete, Gianfranco Agosti, nato in questo luogo nascita che non è altro che Firenze, Fumaioli, nato a Pomarance, Anna Santoni, nata a Poggibonsi e così via, Vittorio Puntoni, nato a Pisa, chissà perché prima non me l'ha dato, ah, interessante, mi pareva aver cercato i filologi nati a Pisa, invece non mi aveva dato niente, ok. Vabbè, bene, e così via. Ok, vedete che, scusate, faccio l'esperimento su Pisa tanto per un attimo, giusto per... Perché mi pareva che prima non me l'avesse dato. Vediamo un po', Pisa. Ah no, ecco, un risultato c'è, Vittorio Puntoni, ok, perfetto. Bene, allora c'era, chissà, ok, prima forse avevo sbagliato qualcosa, ok, vedete, quindi appunto abbiamo 25 filologi classici che sono nati in un punto d'Italia che si trova andando a fare un'indagine ricorsiva all'interno della Toscana. Questo funziona anche se io metto una provincia, cioè se io qui ci metto al posto di Toscana, se io ci metto provincia di Firenze, per dire, funziona ugualmente. Ci metto provincia di Firenze, ci metto la ricorsività e ottengo. Perché ottengo soltanto questi? Ottengo soltanto questi perché la provincia di Firenze è defunta. Facciamo un giochino, vediamo un po'. Questo qua è in Pruneta. In Pruneta si trova in... Aha, interessante. Ecco, questo è interessante. Perché qua c'è il giochino... Esatto, devo usare la città metropolitana perché qua... Esatto, qua mi ha dato soltanto questi quattro, no, infatti lo stavo controllando per questo, perché infatti provincia obsoleta, devo usare la città metropolitana, esattamente, città metropolitana di Firenze, che infatti mi dà tutti e 10 perché mi dà anche quelli nati a Firenze, esattamente, questo torna, perfetto. E quindi appunto, questo... Perché non mi tornavano quelli di Firenze? Perché su Firenze c'è la dimostrazione di quello che dicevo prima. Vedete, città metropolitana di Firenze ha il rank preferito e provincia il rank normale. Siccome città metropolitana ha il rank preferito, provincia viene ignorato. E quindi i 6 che erano nati a Firenze mi scomparivano, invece cercando la città metropolitana me li dà tutti quanti, cioè sia i 4 nati in provincia... sia i 6 nati a Firenze città. A questo punto volevo mostrare ancora una cosa che è invece l'optional, cioè il fatto di chiedere un'informazione opzionale.
cosa potrei chiedere di opzionale? Potrei chiedere se queste 10 persone nate in provincia di Firenze sono morte. E quindi gli dico, dammi come opzione il fatto che queste persone abbiano una data di morte, che io denomino data morte, e questa data di morte, se c'è, me la mostri. Quindi la metto qua tra le variabili che voglio vedere, e a questo punto faccio ripartire la query. Mi dà 11 risultati, me ne dà uno in più. Perché me ne dà uno in più? Perché Mario Naldini appare due volte. Perché mi appare due volte? Vedete, mi appare una volta come 13 ottobre, una volta come 1 gennaio. Questo è un problema che risolviamo subito. Perché me lo dà due volte? Perché lui ha due date di morte. Oh, adesso lo vediamo. Vedete che ha due date di morte che stanno sullo stesso piano, perché hanno lo stesso rank. Infatti anche Wikidata si lamenta, mi dice una delle due dovrebbe avere rank preferito. Vediamo i riferimenti. Questa viene dal catalogo della Pontificia Università di Santa Croce, questa viene dalla Biblioteca Nazionale Tedesca. Diamo preferenza a quella con precisione giorno, quindi diamo preferenza alla Biblioteca Nazionale Tedesca, mettiamo il rank preferito, e a questo punto il problema al prossimo aggiornamento della query si eliminerà. Vedete che non ho più il problema non ho più il problema del fatto che ci sono due date sullo stesso piano, quindi il problema è scomparso. E adesso al prossimo aggiornamento dei dati il problema quindi sarà risolto e Mario Naldini comparirà una sola volta. Vedete che ci sono due persone vive, una e due, e in questo caso, siccome io gli ho detto optional, come funziona optional? È molto semplice. Se il dato c'è, me lo mostra. Se il dato non c'è, mi dà cella vuota. Sono tre le persone vive, scusate, ce ne sono tre, ok? Quindi appunto, invece, se io tolgo l'optional, giusto per mostrare la differenza, se io tolgo l'optional, tutte le persone che non hanno una data di morte verranno espunte dai risultati. Vedete? Così ho solo le persone defunte. Se invece io metto l'optional mi permette di tenere dentro anche le persone che non hanno data di morte, o perché sono vive, o perché non è ancora stata aggiunta la data di morte, perché anche questo è possibile. Ricordiamo che i dati di Wikidata non necessariamente sono aggiornati, cioè se una persona è morta ma nessuno ha scritto su Wikidata che è morta, evidentemente comparirà ancora come viva, diciamo. Però appunto, se io rimetto l'optional, vedete che le persone che sono vive ricompaiono con uno spazio bianco sulla data di morte. Ok, a questo punto diciamo che ciò che volevo fare oggi è tendenzialmente finito, per cui mi aprirei a domande o insomma richieste varie di, non so, chiedetemi una query e ve la scrivo, insomma, una cosa di questo tipo che può anche essere interessante. Camillo, forse sarebbe utile che tu... Sì, l'uso, ecco, bravo, giusto, l'uso del cancelletto, che era una cosa che effettivamente dovevo ricordare. Allora, l'uso del cancelletto è una cosa carina, nel senso che se io pongo un cancelletto su una riga, ciò che scrivo dopo il cancelletto non viene letto dalla query, e quindi io dopo il cancelletto posso scrivere qualunque cosa mi sia utile. Ad esempio, dopo il cancelletto posso spiegare che cosa sto facendo, che so. Posso spiegare che questa riga qui vuol dire filologi classici. Poi posso spiegare che questa riga qui dopo vuol dire italiani della Repubblica o Regno d'Italia. Questa riga qui chiede il luogo di nascita. Luogo di nascita in città metropolitana di Firenze. Data di morte opzionale e etichette in italiano o inglese, o altrimenti inglese. E a questo punto vedete quindi il commento fatto precedere da
cancelletto, che infatti vedete appare in grigio appunto per significare che non viene letto dal query service, quindi ci posso fare quello che voglio. Può essere utile o per chiarificare cosa sto facendo, può anche essere utile per un altro motivo, ad esempio può essere utile perché, adesso togliamo questi commenti che non ci servono, penso che si possa fare, vabbè, facciamo che torniamo semplicemente indietro, ecco appunto, posso altrimenti commentare pezzi di query che al momento non mi servono ma possono servirmi in futuro, tipo se io voglio tenermi qui l'opzionalità della data di morte ma al momento non mi interessa, me la commento e così mi resta pronta qui e quando voglio basta eliminare il cancelletto e la scommento, però appunto al momento la tengo qui con il commento e sta qui in pace. Quindi appunto posso anche commentare pezzi di query che possono tornarmi utili in seguito, così da averceli pronti da scongelare quando mi servono. Quindi posso commentare anche ad esempio questa variabile qua in cima che non mi serve, perché avendo commentato questo ovviamente commento anche questo pezzo qua in cima. E, ok, quindi l'uso del cancelletto giustamente andava detto, infatti adesso l'abbiamo detto, aggiungiamolo anche qua tra le cose che ho detto, così intanto mi ricordo anche che l'ho detto. Allora, autocompletamento, uso del cancelletto. Allora, altre domande, dubbi, cose che non vi tornano. Filter, la prossima volta. Ok. Vedete che qua c'è il programma, oddio, filter in realtà non l'ho messo neanche sulla prossima volta, però in realtà intendevo farlo, ecco, intendevo farlo, più o meno, insomma, all'incirca. Vabbè, mettiamocelo, insomma, scriviamocelo così resta scritto. Allora, facciamoci qua, ci mettiamo regex. Poi non so, dubbi, cose che non vi tornano, dubbi su problemi di dati di Wikidata che possono rendere i risultati strani, non lo so, è stato chiaro, devo ripetere qualcosa? Vabbè, tolgo la condivisione così vi vedo, perlomeno vedo Stefano. L'unico che mette la faccia. Carlo. No. Un nuovo messaggio. Che ringrazio. Ok. Chiedete una query che vi interessa. Ma sì. Vi vedete come si fa. Sì, sì. Anche la lista GVMAP può andare per questo scopo. Eh? Anche, sì, anche. Tanto tra di noi lo Sparkle, a mio parere, è uno dei linguaggi di interrogazione meno friendly. Non stiamo a negarcelo che ha la sua complessità, anche perché si deve ragionare a triple, no? E in più c'è tutta quella casistica che Camilla ha illustrato molto bene di dati che noi non conosciamo facilmente dentro Wikidata. E quindi devi tenere presente la città metropolitana, la provincia, quello che sia. E analizzare anche i dati per fare bene le query in modo tale che ti vengano, perché sennò in un database tuo, diciamo un mini Wikidata tutto tuo, saresti molto più padrone, quindi sapresti più facilmente azzeccare la query. Su un ambito così ampio il discorso è diverso, ma ovviamente ti dà dei risultati favolosi. Non so se era alla volta che volevi far vedere le mappe, ma forse no, ma cioè, o altre forme di visualizzazione. Ma io pensavo, no? Questo è veramente impagabile, cioè, la ricchezza di dati arriva con la grande quantità di utenti e di dati appunto a darci delle risposte veramente notevoli. Sì, pensavo mappe e linee del tempo la prossima volta. Sì, 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 no, per dire, vabbè, se vuoi cito, per una non mappa, perché tu le faccio adesso, ma per cosa chi? Se vuoi un esempio di query con una mappa, tanto prima o poi ci toccherà, perché dovevamo razionalizzare il lavoro di Vitellos Monument in Toscana. Per esempio, una cosa abbastanza basica, ma comunque dovrò iniziare a partire,
visualizzare, per esempio, quanti elementi di chiese ci sono nei vari comuni della Toscana. Sì, sì. Sembra ancora relativamente semplice come cosa, sono 270, 80, 90 comuni, ti dici per ogni comune, io a Firenze ho 40 elementi di chiese, e poi è stato che me li elenchi tutti. Allora chiede appunto il conteggio, che infatti è una delle prime cose che volevo fare la prossima volta, il conteggio. Eventualmente questo mi interesserebbe, perché poi volevo fare, che ne so, mettere poi la colonna. È come una domanda preliminare, perché tanto te la farei le prossime volte. Prendi per esempio questo esempio di query che ti ho detto, no? Comune, numero di elementi di X. Poi estrai sempre dal comune l'estensione in chilometri quadrati. E il rapporto tra i due dati, la query, lo può indicare o te lo devi fare te a mano da un'altra parte? Direi che te lo devi fare a mano. Da un'altra parte. Direi di sì. Quindi se io volessi un giorno confrontare un dato che ovviamente so già che esiste, cioè che i comuni dove si è passati di kilos monument hanno una densità più alta, e la densità la devo normalizzare, la cosa più semplice a cui normalizzare è l'estensione del comune, e questa cosa la devo fare su un foglio Excel a parte. Cioè, mi dovrò avendo già sostanzialmente tu avrai già le due colonne, numero di monumenti. Ecco una cosa semplice che forse puoi far vedere oggi prima della fine della giornata, come si esportano i dati. Sì, beh, appunto, c'è quel tastino, allora c'è il simpatico tastino, questo qua, scarica, scarica, io gli seleziono ad esempio TSV. E cos'è TSV? Non l'ho mai sentito. TSV sarebbe Tab Separated Value, CSV è Comma Separated Value, secondo me TSV è leggermente più pulito di CSV. Io non è la prima volta che lo sento dire, figurati, io impazzivo sempre a convertire... TSV... aperto con Excel viene così, viene aperto con Excel viene uguale anche il CSV, però secondo me il CSV da lavorare è leggermente più criptico, il TSV secondo me è meglio. Ok, quindi per esempio se io farò un'analisi magari nemmeno sulle chiese, che ne so, sui monumenti memoriali, che adesso dobbiamo fare una cosa sui monumenti partigiani, mi chiedeva Susanna, io posso fare esportare il TSV e poi lì eventualmente faccio la mia analisi statistica. Ora si può anche, diciamo, la cartina me la colora a mano, sopravviverò, tanto non è la prima colorata. Può anche provare on the spot a fare una cosa del genere, non dovrebbe essere impossibile. Select item, where item, al momento mettiamoci soltanto istanza di chiesa per non complicarci la vita, istanza, poi potrebbe essere anche istanza di chiesa cattolica, insomma. Istanza di chiesa, l'item si trova in WDTP 131 in Toscana, anzi no, meglio, WDTP 131 comune, dove il comune si trova in WDTP 131 ricorsiva in Toscana, ops, non mia, Toscana, così, bon. Poi il comune ha anche un'estensione, quindi comune VDT, penso che sia area, superficie, si dovrebbe essere superficie, P2N, superficie. A questo punto devo fare così, comune, superficie, conta gli elementi come numero, ok, raggruppa per group by comune e superficie, e una cosa del genere in teoria dovrebbe funzionare. Proviamo, vediamo un po' cosa fa. Sì, funziona. Una cosa del genere funziona, meglio metterci anche l'etichetta, se no non si capisce niente. Comune label, quindi service UT base, ok. Ecco, devo ricordarmi di mettere anche, di riportare la variabile anche sotto. Comune label, ta, 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 ta. Ovviamente le etichette appesantiscono un pochino, però ce la può fare comunque. Ok, ce l'ha fatta. 274, eccole qua, perfetto. 274. Si può metterci un order by. Beh, il numero dei risultati dovrebbe essere uguale al numero dei comuni della regione in questo caso. 274, si può fare una query a parte per vedere
No, ma dovrebbe, cioè sono sempre stati, continuano a grupparli, quando ero più giovane io erano 300 come i toscani. Ok, allora. Scende 206, sì, se no uno può fare una query, una contro query per vedere, ecco, questo qua è ordinato per, ordinato per nome del comune, da, da qui fino in fondo, e ok, e poi questa, adesso il link a questa query la metto in chat e poi, ok, lo mettiamo in chat. Ed è stata interessante, fattibile. No, sì, sì, oh, allora, il mio grosso problema rimane sempre la questione delle cartine, nel senso che io non ho mai imparato a studiare le opzioni grafici sui pacchetti delle piattaforme, per cui questo passaggio in cui tu hai sostanzialmente, cioè io continuo a colorarvelo a mano l'SVG della cartina, ripeto, trattandosi la Toscana di una regione con relativamente pochi comuni e comunque tanto c'è un sacco di lavoro manuale, non è neanche tutta questa gran fatica, sta lì aperta nell'arco di qualche giorno, mano a mano poi te la sei ritoccata. Però effettivamente una delle cose che non ho ancora capito come fare è riuscire a passare da questo tipo di dati, no? Avere da qualche parte un modo che ti colori la cartina SVG, ti dia un output che non sia la mappa della query, ma proprio la cartina SVG. Io penso, ho l'impressione, allora, questo poi, diciamo, è leggermente al di sopra del livello di complessità che gestisco di solito, però almeno tipo, cioè penso che con Wikidata si possa perlomeno mettere un puntino sulla cartina per ogni comune, sì, sì, certo, colorando il puntino in base al numero di chiese. Non so se in base alla densità, ma in base al numero probabilmente sì. Sì, sì, certo, ovviamente. Questo l'abbiamo già toccato. Il problema appunto rimane la parte successiva, che aiuterebbe tantissimo. Cioè, non abbiamo ancora un tool di estrazione visiva più user-friendly per queste cose. Sì, cioè, teniamo sempre lì. Vero. Peccato, ma... Forse combined puoi fare il calcolo della densità, dice Stefano. Possibile, vedremo. Possibile. Dai un'occhiata. Scusa, mi è saltato l'audio. Ah, dai un'occhiata al bind, perché se non ricordo male, bind expression as il variabile che ti serve. Sì, possibile. Quindi, possibile. L'espressione probabilmente è quello, il calcolo. Sì, se l'espressione tiene anche l'espressione numerica, non ci ho mai provato, ma è possibile che funzioni. Mi sembra che sia così, però non, adesso non ci metto la mano sul fuoco. Ok, grazie. Figurati. Ok, altre domande? Camillo, scusami, mi chiedevo se ci fosse un modo, allora abbiamo parlato di rank prima, giusto? Nel senso che il risultato che il query service, l'output del query service prende sostanzialmente il classificato normale o il classificato preferito, diciamo, quando esatto. Si... C'è un modo per non complesso, diciamo, per includere tutti i risultati? Esattamente quello che mostro la prossima volta, sì, c'è. Okay. Serve in un minor numero di casi, ma c'è, ed è legato anche al fatto che da lì si passa anche poi per prendere i qualificatori e i riferimenti, quindi è importante, okay. E lo mostriamo la prossima volta, sì. Ok, grazie. Altre domande? Ok, allora forse possiamo chiudere. Bene, chiudiamo qui e giusti, perfetti, 18:16 e ci troviamo venerdì prossimo, giusto Camillo? Sì, venerdì prossimo, alla medesima ora. Perfetto.